pianino ad Arezzo per il centenario della nascita di Ivan Bruschi, celebre antiquario aretino e padre della fiera. Un concerto unico ed originale organizzato dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UbiBanca, per celebrare l'anniversario. Oggi la Fondazione Ivan Bruschi è diventata anche un luogo di incontro per la città. Tutte le opere che Ivan Bruschi ha lasciato si possono vedere in un allestimento che ha alle spalle un importantissimo momento di ricerca promosso dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Oggi tutto questo lo si può godere in un percorso leggibile dove gli strati delle epoche, dall'archeologia fino ad arrivare al Novecento, sono assolutamente chiariti. E non solo questo, io credo Bruschi sarà felice di vedere la sua casa abitata e frequentata dai cittadini. Il pianista, assieme al flautista Roberto Pasquini, presidente dell'Associazione Musicisti Aretini, ha così portato le musiche di Beethoven nella Casa Museo dell'Antiquario. È anche un'occasione importante, questo centenario di Ivan Bruschi, che per la città di Arezzo è stato ed è tuttora, insomma, un luogo, questo museo veramente di grande produzione culturale, di stimolo. Si fanno sempre cose nuove e di grande interesse, e quindi poterlo festeggiare con la musica, perché Bruschi era un grande appassionato di musica classica, quindi sicuramente se ci ascolta da qualche parte sarà felice di sentire, ecco, le note di Beethoven. Qui al museo ho suonato spesso, ho cercato, sai, questi quando si suona forse non è il momento migliore per visitare un museo, perché uno deve pensare ad altro, però quanto basta per rendersi conto della ricchezza e varietà di questa collezione.